Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi e questo che andremo ad abbattere oggi sarà il nostro tredicesimo colosso. Quindi fatto questo ne mancheranno solamente tre. Abbiamo visto nel video precedente che una tribù che io credo sia la stessa di cui fa parte questo ragazzo e forse anche la ragazza. Sono in attesa di qualcosa. Hanno detto che manca poco. Dopo aver visto questi buchi, non so come chiamarli di preciso, questi varchi nel cielo che indicano la morte di ogni colosso. Ora, cerchiamo la strada verso il prossimo per avere sempre più informazioni. La strada è da questa parte, quindi dovremmo passare, penso, per la foresta che abbiamo già incontrato. E vediamo cosa ci attende. Purtroppo non ricordo bene la descrizione, anzi non la ricordo affatto, quindi sarà tutta una sorpresa. Nemmeno la statua ricordo. Credo che la strada giusta sia questa, o almeno speriamo. E stiamo andando avanti comunque avendo raccolto pochissima frutta e pochissime code di lucertola, che ricordiamo ci servono uno per la vita e l'altro per la resistenza. Ho scoperto anche tramite spoiler, guardando un video di Sabaku, che le monete servono per ottenere un'altra arma. Ora non so quale arma, non l'ho voluto sapere, quindi non ho continuato a vedere il video nel caso l'avessi detto. E per un senso di completismo mio personale cercherò queste monete. Allora, la strada. Ok, quindi io andrò sempre avanti. E appena arriviamo ad un varco che si trova giù in fondo, prendiamo la strada a sinistra, che ci porterà in un deserto. Un frutto, benissimo. Ci riusciremo questa volta a raccoglierlo? Sicuramente no. Ne sono abbastanza certo. O forse sì. Sì, questa volta ci siamo, benissimo. Questa è la terza volta che ci passo e è la prima volta che riesco a raccoglierlo. I frutti che stavano nell'albero qua alla nostra destra già li ho presi. Argo non si fa vedere per il momento. Chiamiamolo magari. Eccolo qua. No. È stato bellissimo. È stato veramente fantastico. E è scomparso. Si è vista quella cosa strana ed è scomparso. Tanto sei inutile, vero? Sì, è inutile, è inutile. Per il momento ci è servito solamente per un colosso, perché senza di lui ci avrebbe fatto fuori. E ci è mancato poco che ci riuscisse. Comunque il cavallo niente, non si fa vedere, è scomparso, meglio così, sperando che non serva ora. Il colosso si trova qua sulla sinistra, perfetto.
Quindi in mezzo al deserto, probabilmente. È ricomparso! Bene! Aiutaci ad andare più veloce. Se non riscompari. Anzi, no. Se non ti compenetri nel terreno tutto quanto come prima almeno. Allora, una tempesta di sabbia. E questo posto cosa potrebbe essere? Magari troviamo qua una moneta o una lucertola. No, perfetto, è il posto dove dovevamo andare per far partire la cutscene. Quanto sei bello anche tu. Sono tutti belli, o quasi. Su questo gioco sono quasi tutti belli, i colossi. Sei strano, forte, ma quanto sei bello. Ok, ah. Quella cosa che si muove sulla cuore e sulla pancia. E sotto la testa. Quella cosa abbastanza inquietante, secondo me. Allora, proviamo subito con l'arco a vedere cosa succede se le colpiamo. Non sembra nemmeno possiamo colpirle comunque. Magari qua ci servirà Argo di nuovo. Cerchiamo di inseguirlo, di stargli dietro. E dove andrà? Farà il giro in tondo, probabilmente. Sì, gira. Fa sempre lo stesso giro comunque, immagino. E sembra che lo faccia. Cerchiamo di inseguirlo, andargli sotto e usare l'arco. No, le frecce comunque non sembra ci arrivino. Ma si abbassa, tipo. O ci alziamo noi o si abbassa lui. O entrambi. Però penso si sia abbassato lui un poco. Ok, sì, l'abbiamo preso, quindi con le frecce dobbiamo colpire quei punti che poi scoppiano tipo o si sgonfiano, sembra. L'abbiamo preso anche questo, benissimo. Certo che non mi aiuta questa visuale. E ne manca uno, sì, ne manca uno. Benissimo, ce l'abbiamo. Gli abbiamo tolto anche un po' di vita. Non molta. E si posa? Vedo del pelo, come al solito. No! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sulle ali. Sì, però dai, cazzo, muoviti. Dai, ci siamo, dai, ci siamo. Ora resterò fermo perché probabilmente se mi muovo. No, ci provo, dai. No, cazzo! Aggrappati, testa di cazzo! Guarda, non si aggrappa! Su questo gioco ci stanno comunque tantissime cose strane. Finalmente, ma non sappiamo dov'è. Mettiamo la spada, il suo punto debole. Non sembra essere sulla testa, anche perché. Non ha punti di appigli sulla testa. O meglio, ce li ha, ma non penso ce l'ha. Che dobbiamo andare. Si trova dietro. Ci riusciremo. Ok, eccolo qua. Ah, e probabilmente si richiuderà. Sono convinto al 100% che lo farà. A questo punto. Questa cosa che ha sulla schiena si abbasserà, arrivato forse a metà vita, e non ci permetterà. Infatti. No, ok, forse non si abbassa, però comunque il punto scompare. Noi restiamo aggrappati, ci proviamo almeno. E bisogna capire dove sta l'altro. Là, probabilmente. Quindi forse ne ha tre. Ora, se non ti muovi, ti prego. Io cerco il prossimo.
ho paura a lasciare R2, perché se dopo calo io devo rifare tutta quella grandissima sega. Ok, perfetto, noi non possiamo andare sotto la sabbia ovviamente. E tu stai giù 20 minuti, ma tu ti rendi conto quanto sei testa di cazzo, vero? Guarda, guarda, si è addormentato. Ma io non c'ho parole. Ti prego, metti l'arco, bravissimo. Aspettiamo che risalga dalla sabbia. E comunque è strano che il colosso non si risvegli finché quella voce non ci dice, insomma, dove... No, non dove trovarlo, ma ce lo descrive, insomma. E secondo me è un peccato, perché lasciare la libera esplorazione per trovare i colossi con un aiuto, ma magari minore, della spada, sarebbe stato secondo me più bello. Avrebbe dato anche più gusto esplorare il mondo, magari, perché comunque se tu non ho visto ora i trofei che ha, ma se tu non cerchi il platino, penso sia difficile che una persona, finito il gioco, abbattuti i colossi, continui ad esplorare questo mondo, che per quanto può essere bello e vasto è spoglio, non ha altre sfide, non offre molto, insomma. E secondo me questo avrebbe dato un senso molto più bello al gioco, l'avrebbe invogliato più ad esplorare. Ovviamente sono opinioni personali. Ok, dai, ci siamo. Speriamo di farcela subito questa volta. No, 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 cazzo c'ero. Cazzo c'ero. Pensavo che non si fosse aggrappato. E invece sì. Un peccato che possiamo comunque arrampicarci anche solamente su queste qua davanti e non su quelle dietro. Ok, dai, ci siamo. Ora aspettiamo che lui salga in aria, voli via, per poi correre in groppa al colosso. Ora lui cercherà di buttarci giù, ovviamente. Noi, ok, abbiamo fatto, siamo a metà strada. Ci siamo, benissimo. Ora bisogna solo vedere. Metti la spada, ti prego. Non l'ho messa. Ok, ci siamo. Ok, si sta dietro. Quindi avrà, penso, 3 punti che dovremmo colpire. No, aggrappati, bravissimo. Eccolo qua. Questo è il secondo punto. Tra poco se ne andrà anche lui. Penso altri 2 colpi, forse uno. No, ecco, perfetto. Proprio durante quel colpo. Ora che lui si gira, noi cerchiamo di andare al prossimo punto, che starà sicuramente dietro, prima che lui vada sotto la sabbia. Non faremo in tempo, probabilmente, me ne rendo già conto, però ci proviamo. Tentar non nuoce. Ti sei aggrappato, bravissimo. Anche perché non manca molto. Se siamo fortunati... No. Pensavo fosse questo, invece no. No. Brutto. Ma quando va giù cerchiamo di lasciare la presa per subire meno danno possibile. Più o meno.
Intanto lui dorme. Si riposa. Bravo, riposati ancora, dai. Oh, che dolce che sei quando dormi. Insomma, mettiamo l'arco. Dai. Il primo l'abbiamo preso. Colpiamo quello che sta qua giù in fondo. Almeno abbiamo per ultimo. Non l'abbiamo preso. Abbiamo per ultimo quello che gli sta sotto le ali, dove noi dobbiamo salire. Quindi magari faremo prima. Allora, ci siamo quasi. Lo stiamo raggiungendo piano piano, perché è un cavallo che non va molto forte questo. Si è abbassato molto comunque. Ok, l'abbiamo preso. Perfetto, ora aspettiamo che lui metta giù le sue bellissime ali di roccia. Ok, ci siamo. Ora aspettiamo. Dai. Ok, piano piano si sta alzando. Non ti riabbassare, ti prego, non ti riabbassare. Bravissimo che sei. No, no, aggrappati. Grazie. Sei stato bravissimo, sei stato. Aggrappati. Perché non sei andato avanti? Io ora mi chiedo, però. Dai, e vai su, però. Bravo, 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 bravo. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ora, metti la spada, ti prego. Bravissimo. Dove sei? Non sei davanti, sei dietro. Sei dietro, ma dove? Non ti ho visto. A meno che non è lo stesso punto di prima, perché non, andando indietro c'è la coda, ma non ho visto nessun punto, nessun altro punto, insomma. Allora, stiamo qua. E dove sei? Eh sì, sei là, ma io prima non ti ho visto per niente. Ci siamo. Ce la facciamo. Spero. Ma sì, dai. Dai, che ci siamo quasi. Stai fermo là. Dai, che sei qua, lo so che tu sei qua. Sì. Prima non c'eri, ma io lo sapevo che tu eri qua. Quindi pochi colpi e ce l'abbiamo fatta. Tre colpi, forse anche due caricati per bene. Due caricati per bene erano il top, benissimo. Uno, eccolo qua. Questo era il nostro tredicesimo colosso. Spero non sprofondi sotto la sabbia, perché poi sono curioso di tornarlo a vedere. È stato abbastanza arduo. Cioè, non era complicatissimo, però era stronzo. Soprattutto dato che bisognava inseguirlo con il cavallo, io non sono pratico. C'è stato un lamento e una frase. La solita frase, il solito lamento. E io voglio dei sottotitoli per capire comunque quello che dice. Ci mancano solamente tre colossi. Benissimo. Vediamo cosa dice. Cosa ci racconterà questa volta? Un guardiano liberato. Una città proibita oltre il canale.
Egli brama distruzione. Va bene. Anche per oggi finiamo qua. Ci vediamo al prossimo episodio, che sarà il più presto possibile. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate ed iscrivetevi. Mi raccomando, il vostro supporto. Alla prossima.